Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'operazione di oggi a Catania denominata Gioiello. Nel mirino 9 soggetti sottoposti a diverse misure cautelari e indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il gruppo criminale era attivo sul territorio etneo ed era specializzato nella commissione di furti in abitazione. Tra i coinvolti anche due fratelli catanesi e gestori di una gioielleria al viale Manlio Rapisardi. Una brutale aggressione e danni di un modicano ha portato all'arresto di due fratelli residenti a Modica, nel Ragusano, accusati di tentata estorsione e lesioni aggravate, nonché di violazione di domicilio in concorso con altri due soggetti denunciati a piede libero. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la vittima sarebbe stata aggredita nel cortile di casa da diverse persone. I motivi sarebbero da ricondurre a un mancato pagamento di droga. Lutto cittadino a Termini Imerese, nel palermitano, per la morte della piccola Crystal Suarez, una bimba di soli 26 giorni, deceduta a quanto pare per una polmonite. Novità in arrivo per le tabacchierie siciliane, protagoniste di due norme introdotte dai deputati dell'ARS nella finanziaria. I venditori di tabacchi potranno far diventare i loro esercizi commerciali dei punti di riferimento, anche come centri scommesse, sale e bingo, introducendo slot machine. E in chiusura rimaniamo in tema di scommesse. A Catania è finito nei guai un internet point adibito a sala giochi, pur essendo privo delle licenze previste. I dettagli su queste notizie le trovate sul nostro sito www.neosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.